Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale YouTube di lifeintravel.it. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere le notifiche e continuate a seguirci qui e sul nostro sito web per ricevere tante tante informazioni riguardo al mondo del cicloturismo, dei viaggi in bici. Oggi, in questo breve video, vi parlerò di una novità recente, di una novità uscita il 10 di dicembre di quest'anno che riguarda Google Maps. Anche in Italia, dal 10 dicembre 2020, Google Maps ha attivato l'opzione di navigazione tramite percorsi specificatamente dedicati alla bicicletta. Non ho parlato di percorsi ciclabili perché, come vedremo in seguito, non sono soltanto percorsi ciclabili, sono anche percorsi consigliati per la bicicletta su strade secondarie o comunque su strade anche con del traffico. Era da tempo che si chiedeva al colosso di Mountain View di implementare questo servizio anche in Italia. Nel mondo ormai sono 30 i paesi che dispongono di questo servizio. Da anni Google permette di navigare sui percorsi ciclabili in giro per il mondo e finalmente la funzionalità è arrivata anche in Italia, grazie soprattutto alla spinta purtroppo di questa pandemia del Covid. Infatti, a quanto dicono appunto in sede Google, le ricerche per percorsi consigliati per bici sulla loro applicazione Google Maps sono aumentate quasi del 70% da febbraio 2020 a luglio 2020 e evidentemente il boom della bicicletta anche in Italia ha spinto Google a accelerare le tempistiche per rendere disponibile questa funzionalità anche nel nostro paese. Ma è effettivamente valida questa funzionalità? Io l'ho testata per un po', vediamo come funziona e vediamo se effettivamente vale la pena anche per noi cicloturisti. Allora, innanzitutto per attivare la ricerca di un itinerario o un percorso consigliato per bici, basta semplicemente digitare, come vediamo qua sul desktop, non cambia nulla sull'applicativo mobile, più o meno la procedura è la stessa. Basta digitare una zona di partenza, mettiamo per esempio una località del lago di Iseo dove vivo anch'io, Lovere, in cercare le indicazioni stradali, mettiamo Ponte di Legno, località delle Alpi Bresciane. Vedete che in alto a sinistra appaiono le disponibilità di vari percorsi, quindi c'è quello per auto, c'è quello per trasporto pubblico, c'è quello a piedi. E da poco, appunto, in Italia è attivo anche l'opzione bicicletta. Opzione bicicletta che io avevo già selezionato, che quindi era già selezionata e quindi il percorso era già impostato per bici. Come vedete, le indicazioni sono del tutto simili a quelle per le auto, ma il percorso studiato è un percorso studiato appositamente per le bici. La novità è che c'è un profilo altimetrico, viene dato un dislivello positivo e negativo. Io in questo caso ho messo da Ponte di Legno a Lovere e non il contrario, quindi da Ponte di Legno a Lovere c'è un dislivello negativo di 1100 metri, un dislivello positivo di 100 metri. Viene dato un tempo di percorrenza e una distanza totale. Questo percorso è studiato da Google tramite una combinazione di algoritmo, di un apprendimento automatico e delle informazioni date dalla community, così dicono in Google. Ma effettivamente questi percorsi che Google propone sono validi? Sono effettivamente i migliori percorsi cicloturistici possibili nella zona? Io ho appunto inserito questo percorso perché conosco la zona e andando nel dettaglio è evidente che questo percorso non sia il migliore disponibile. Lungo tutto l'Oglio è presente una ciclovia che è anche segnalata. Faccio un esempio, da Edolo ad esempio qua la ciclovia è presente sulla sinistra orografica del fiume Oglio e invece Google ci porta sulla statale perché non conosce quell'itinerario che qua non è proprio presente, anzi sì, è presente, zoomando parecchio,
ma non viene segnalato come possibile alternativa. E questo vale un po' dappertutto. Allora, per quel che riguarda il cicloturismo, dal mio punto di vista Google Maps può essere utile, perché è un'applicazione conosciuta, è un'applicazione che viene usata da tantissime persone, ma non è la migliore opzione disponibile al momento. Google ha appena iniziato in Italia a studiare, tra virgolette, i percorsi ciclabili. Ci sono altre applicazioni dedicate, Strava, Komoot, AllTrails, Locus Map, Oryx Maps, ce ne sono tantissime. Un po' di recensioni le vedete anche sul nostro canale, quindi andate a cercarvele se volete. Sul sito trovate un elenco delle migliori applicazioni outdoor e delle migliori applicazioni per cicloturismo, ce ne saranno una ventina in totale tra tutti gli articoli, quindi vedete che ce ne sono davvero tante, e quelle sono ad oggi tuttora migliori di Google Maps per quel che riguarda gli itinerari ciclabili dedicati al cicloturismo. Io vedo molto bene invece questa applicazione Google Maps per magari ciclisti urbani, perché in abito urbano comunque è difficile trovare delle ciclabili in Italia. Purtroppo ancora oggi non siamo a livello di altri paesi per quel che riguarda la rete ciclabile urbana, anche se stiamo molto migliorando, c'è da dirlo, e Google quindi può sicuramente aiutare a individuare un percorso adatto per la bicicletta, perché comunque consiglia strade secondarie, quindi basa il suo algoritmo sul livello di traffico, basa il suo algoritmo chiaramente sugli itinerari ciclabili che conosce, anche se magari ad oggi sono pochi, mano a mano implementerà questa conoscenza, e basa il suo algoritmo anche sui consigli della community, e quindi anche quello è un elemento che tiene in considerazione. Facciamo un altro esempio, per esempio per vedere che effettivamente qualcosa già c'è. Io l'ho già fatto questa ricerca, per esempio andiamo a vedere se da Mantova a Peschiera la ciclabile del Mincio, e Google in questo caso, vedete, la individua da come percorso esattamente, non il percorso consigliato per auto che sarebbe, vedete, quello della strada regionale, ma dà il percorso consigliato per bici, che è quello che segue il corso del fiume, e nelle indicazioni qua a lato suggerisce di utilizzare la ciclovia Mantova-Peschiera, dando il numero di chilometri e il tempo di percorrenza, che è un tempo assolutamente indicativo, ognuno deve giustamente percorrerla al proprio ritmo. Come dicevo prima, Google deve pedalare ancora parecchio per migliorare questa sua funzionalità di ricerca itinerari in bicicletta, ma già il fatto che sia entrato in questo ambito è molto positivo, lo vedo in maniera molto positiva per tutto l'ambiente ciclistico. Per questo video quindi è tutto, nell'attesa che Google migliori la sua capacità di interpretazione dei percorsi ciclabili anche in Italia. Vi saluto, vi auguro buon Natale, continuate a seguirci qua sul canale YouTube, perché ci sono un sacco di novità in arrivo nel 2021. Buon Natale, buon anno, state attenti, state tranquilli, e aspettiamo tempi migliori per poter pedalare alla grande di nuovo nel nostro meraviglioso paese e nel nostro meraviglioso mondo.